veramente assurdo, un qualcosa di incredibile. Il Foggia allo Zaccheria compie l'impresa dopo il 4-1 dell'andata, che il Cerignola di Pazienza ha rifilato ai rossoneri di Delio Rossi. Nella gara di ritorno il Foggia vince 3-0 per un complessivo di 4-4, ma in virtù della miglior posizione di classifica nella regular season accede ai quarti di finale di questi playoff. Domani ci sarà il sorteggio in cui tra l'altro entrano in gioco le altre, quindi il Pordenone, quindi il Cesena, quindi il Crotone, e sarà certamente interessante poi vedere i vari accoppiamenti. Vittoria assolutamente meritata, passaggio del turno da capire, perché poi il Foggia è riuscito a fare 3 gol in 10 minuti, proprio nei minuti finali, dopo una prestazione positiva perché ci ha provato, non riuscendo a finalizzare, soprattutto sui piazzati, da cui poi comunque ha fatto 2 gol, ma certamente il Cerignola ha molto da recriminare, anche per le tante situazioni sprecate in ripartenza, perché Acic, perché D'Ausilio non riescono ad entrare bene in partita e a chiudere bene la gara, ecco. Comunque, partendo dalle formazioni, un Foggia che si schiera con questo 3-5-2 con Dalmasso tra i pali, Rutiens, Conte e Cherizzo in difesa, sulle fasce da una parte Costa e dall'altra Bjarkason, ex Catanzaro, a centrocampo Peterman, ex Vibonese, Di Noia e Frigerio, davanti Beretta, Peralta. Risponde Cerignola con Saracco in porta, Allegrini, Blondé e Ligi in difesa, Sainz, Mazza, Tascone, Langella e Russo, con Coccia a destra, davanti Malcore, D'Andrea. Quindi modulo speculare e un primo tempo in cui la partita la conduce per la maggior parte del tempo giustamente il Foggia, che parte forte e inizia a creare diversi pericoli, nonostante comunque si trovi di fronte una squadra ben messa in campo, molto organizzata e che concede poche situazioni, perché il Cerignola nel primo tempo lavora molto bene nella compattezza, cerca spesso i lanci in profondità per sfruttare il campo che giustamente poi il Foggia lascia alle sue spalle, alle spalle dei tre difensori. Un primo tempo in realtà a ritmi abbastanza bassi, non troppo alti, con il Foggia che con il tempo poi cerca sempre più il lancio lungo, soprattutto poi nel finale di primo tempo per Beretta, che lavora molto bene spalla porta, sicuramente prestazione importante da parte sua, così come da parte di Costa, che si è creato diversi pericoli su punizione diretta, lui che è un battitore molto importante, e un Foggia che poi nei piazzati certamente poteva e doveva far di più fin dal primo tempo, perché Contek sbaglia un gol clamoroso al 33esimo dopo un angolo di Costa lì appostato sul secondo palo, uno schema, quello del fatto che si stacca dalla marcatura per andare ad appostarsi sul secondo palo, e poi paradossalmente segna non sul secondo palo, ma all'ultimo secondo. Un Foggia che comunque col tempo fa la partita, il Cerignola nonostante tutto regge, però propone poco in fase offensiva. Nel secondo tempo, con i cambi, il Cerignola passa a 4 dietro, perché entra D'Ausilio e esce Allegrini, 4-3-3, mentre il Foggia tenta tutto per tutto mettendo Schelletti, 4-2-4 e squadra a trazione anteriore. Un Foggia che tra l'altro colpirà anche una traversa al 49esimo con Bjarkason di testa, ma Foggia che subisce un pochino fino al gol di Schelletti il ritmo spezzettato del Cerignola, che perde molto tempo, cerca di far passare il cronometro e nonostante ciò non sfrutta, ripeto, i tanti spazi poi che il Foggia dietro ha lasciato, perché nelle ripartenze a Cic, lo stesso D'Andrea, sicuramente D'Ausilio dovevano essere più cinici, più incisivi, più efficaci, non lo sono assolutamente stati. E poi il Foggia nel finale, dopo il gol di Schelletti al 78esimo, tra l'altro derivato da un calcio d'angolo battuto da Costa, sul secondo palo Schelletti
la sblocca, tra l'altro con il segnale in 10 perché Coccia era fuori dal campo, e quindi 1-0 che permette di trovare un entusiasmo incredibile, spinto anche dallo Zaccheria. Il Foggia poi nei minuti di recupero segna per ben 2 volte, così portandosi avanti e qualificandosi al prossimo turno. Il secondo gol veramente fantastico da parte di Frigerio, su un'ottima sponda ancora di Beretta alla porta, bellissimo gol di Frigerio sotto all'incrocio, nulla può Saracco, e poi nulla può Saracco anche al 96esimo, su questo calcio d'angolo battuto questa volta da parte di Peralta, palla che arriva a Kontek che ci prova d'esterno destro, un tiro che va a finire anche qui sotto l'incrocio, imprendibile per Saracco, e gioia grande allo Zaccheria che esplode di gioia, e alla fine una vittoria che possiamo definire meritata. Per quanto dispiace per il Cirignola, che ha vinto 4-1 all'andata, ha condotto una gara positiva, nel senso che ha fatto quello che doveva, cioè concedere poco, provare a essere compatto, sicuramente in fase offensiva avrebbe dovuto essere più propositivo, e qui le colpe le do anche un po' ai giocatori, perché pazienza ci ha provato, ha messo tutti gli attaccanti possibili, ha messo Samele, ha messo Acic, ha messo D'Ausilio, cioè i cambi li ha fatti, anche molto offensivi, però squadra che non è riuscita a interpretarla in questo senso bene, soffrendo anche un po' sicuramente un ambiente molto molto caldo. Ora sono veramente curioso di vedere cosa può fare il Foggia in questi playoff, ovviamente difficilissimi perché sono squadre importanti, in queste gare di ritorno le più forti hanno passato il turno, perché il Vicenza l'ha ribaltata, il Pescara l'ha ribaltata, è passato se non sbaglio l'Ancona, quindi le squadre più importanti comunque sono passate, per cui sarà una fase finale veramente avvincente. Io mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.